Devi darle anche un microfono. Attenzione. Oh, non devi tremare, adesso però ti diamo anche un microfono, se no non c'è gusto. Ci facciamo questa nostra telefonatina? Vai, non cercare di imitare Ferruccio. Falla con la voce tua naturale, vai. Pronto? Marti, sei tu? Ehi, Doc, dove sei? Oh, meno male, possiamo incontrarci al Twin Peaks Mall stasera alle 1:15? Ce l'ho quasi fatta, ma avrò bisogno della tua assistenza. Un momento, 1:15 del mattino? Sì. Doc, ma che succede? Dove sei stato tutta la settimana? Ho lavorato. E dov'è Einstein? È con te? Sì, è qui. Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana. L'impianto? Ah, a proposito, non ti attaccare all'amplificatore, c'è una vaga possibilità di sovraccarico. Sì, ci starò attento. Bene, ci vediamo stanotte. Ah, ricordati, 1:15 al Twin Queens Mall. Certo. Din don, din don, din don, don, don. Sono i miei orologi che sto sentendo? Sì, sono le 8. Perfetto, il mio esperimento comincia bene. Sono tutti esattamente in ritardo di 25 minuti. Ehi, un momento, Doc. Mi stai dicendo che sono le 8:25? Precisamente. Accidenti, ho fatto tardi a scuola. E noi torniamo a scuola con un tardi dopo. Come ti chiami? Sono Roberta. Roberta, Doc. Non ha sbagliato una parola, non ha preso una papera. Bravissima, Roberta. A posto. Roberta è stata bravissima, che anche il testo non l'aveva mai letto, forse però lo sapeva a memoria. Forse sì. Abbiamo improvvisato, vabbè, però a questo punto quasi ci verrebbe voglia di farlo con tutto il film, però invece ci occupiamo di altro. Allora,